giorni abbiamo assistito al ritorno di cumuli di spazzatura, soprattutto tra pianura, fuorigrotta e la zona est, e ci sono già delle correnti politiche che stanno cavalcando l'onda di un ritorno dell'emergenza rifiuti l'estate sotto le elezioni, a pianura soprattutto. Non c'è un problema di emergenza rifiuti, c'è un problema connesso a criticità episodiche sulle quali non bisogna mai abbassare la guardia. Cioè, è chiaro che quando si avvicinano le fasi elettorali può accadere sempre di tutto, ed è per questo anche che io ho deciso di non candidarmi, perché se mi fossi candidato staremmo in dissesto in questo momento, me lo posso mettere per iscritto. Dissesto avrebbe significato che i creditori non venivano pagati, mentre invece, lo voglio sottolineare, a settembre noi pagheremo tutti i creditori del Comune di Napoli, grazie all'azione che insieme ad altri sindaci abbiamo messo in campo in questi giorni, che se mi fossi candidato non l'avrei potuto fare, e anche perché temo esattamente che ci siano persone che esistono nella nostra città che a tutto pensano tranne al bene di Napoli. Questo può valere nel settore dei rifiuti, come dei trasporti, come del decoro, come del lavoro, come di tanti altri settori. Quindi l'autunno sarà molto caldo in Italia e sarà caldo pure a Napoli.